Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo tornati su Raid 4. Vi sta piacendo Rims? A me tantissimo, anche se ne abbiamo visto proprio poca roba. Quindi oggi torniamo su Raid 4, lo intervalleremo per quei pochi episodi che mancano con Rims per Donington Park, perché è uscito il nuovo, o meglio, è uscito mentre io ero in vacanza, ma sono riuscito solo adesso a fare il video, scusatemi, il nuovo pacchetto Regine della Pista con la Patton, non mi ricordo che, 500 bicilindrica, moto del 1969 che se la giocava con la 503 di Agostini o la RC 181 di Elwood, quindi molto buona, anche se a vedere le prestazioni sembra inferiore. Noi adesso ce l'andremo a provare. Come potete vedere, mi sono già fatto qualche gara per farmi un'idea, è molto buona come moto. La scelta per il circuito ricade tra Donington e Imola, solo che Imola con questa moto durerebbe troppo la gara, quindi ci andiamo a fare Donington, che è un po' più corto e un po' più sportiveggiante. Metti un uvaloso, partiamo subito, ma prima di partire mi raccomando ragazzi, lasciate like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Iscrivetevi anche al canale Twitch, dove porteremo, appena finisce sto caldo assurdo, le live, perché voi non potete capire che sofferenza c'è a mettere le cuffie con questo caldo. Infatti se sentite rumore di vento, perdonatemi, ma mi piazzo il ventilatore praticamente in faccia, non mi dite niente. Siamo arrivati già a Donington Park. Allora, come vedete, un assettino l'ho già fatto. L'unica cosa che dobbiamo togliere, le gomme dure dal posteriore, e come cambio lo accorciamo e poi saltiamo la qualifica a pie pari. Benissimo ragazzi, si parte per la gara. Sentiamo il sound, si va a compenetrare col vetro, col cupolino della moto. Vediamola dall'interno, molto minimal, ovviamente una moto di 50 anni, 60 anni fa. Scusi? Vabbè, però scusi anche lei. Ma non ha frenato o sbaglio a un certo punto? Vabbè, ma tu sei un figlio di zoccola, allora mi perdoni. Ovviamente traction a zero, tutto a zero, freno motore al massimo. Il problema di ste moto è che non girano, vedete, piegano pochissimo. E vabbè, allora ditelo che volete fargli autoscontro, io mi adeguo. Scusi, io vo, eh. Grande, grande questa curva, li abbiamo rimontati. Ovviamente ragazzi, come detto prima, a livello di prestazione è un po' indietro rispetto alla Honda e alla MV Agusta, però la Patton, se non mi sbaglio, ha anche vinto delle gare, quindi non è proprio l'ultima arrivata. Guarda le MV come vanno di più in accelerazione. E vabbè, però lei cambia direzione in frenata, ma mi scusi, ma che ragionamento è? E niente, arriviamo lunghi qua. Non ci dà penalità, grazie al cielo. Questo è il tipo che ci ha sportellato. Anche qua lui ha cambiato direzione mentre frenava. Infatti era rimasto strettissimo, poi allargato. Vabbè. Scusi? No, stavolta errore mio, perché stavo guardando la temperatura delle gomme. L'anteriore è surriscaldato come la merda e ci siamo anche lanciati. È un po' più guidabile dell'MV, vi ricorderete con l'MV che la moto proprio non curvava. Questa frena comunque di più e piega anche un pochino di più. Guarda l'MV là davanti, cioè il pilota è un tronco. Patrick Holmes, che è in prima posizione, non si sporge neanche dalla moto, è veramente un tronco. Addirittura qua tutto di traverso. Attenzione qui, benissimo, lo superiamo all'esterno sul cordolo, grandissimo.
Occhio alla onda, mamma mia, derapata sull'erba. Olè. Due inglesi davanti a tutti, ma non durerà tanto questa situazione. Guarda il tipo con l'MV, veramente un tronco. Poi è fatta male la MV proprio. Qui noi abbiamo meno motore, ma riusciamo a star davanti o almeno pari con la Honda. Che ancora una volta ci cambia direzione in frenata, mandandoci leggermente larghi. Eh no, qua c'ho 6 decimi di penalità, li reputo abbastanza severi, fin troppo. Mamma mia, che staccata qua. Gliel'abbiamo tirata un attimo, eh. Comunque la moto si guida bene, guarda lì con la Honda come accelerano meglio fuori dall'ultima curva. Attenzione, ma che fa questo? Prima va stretto sul cordolo, poi allarga, è la seconda volta. Zio, lei è un pericolo pubblico, eh, mi scusi, io mi levo dalle palle, vado primo e cerco di scappare. Barcatina. Devo dire un'ottima frenata anche in confronto a MV. Ora la Honda non l'abbiamo provata, però frena un po' meglio della MV. La MV frenava di meno. Mamma mia, qua tutto di traverso in uscita. Mancano qualcosa di più di 2 giri alla conclusione. Abbiamo un pochino di margine di vantaggio. Un po' largo qui, ma vabbè, ci sta. Grazie al nostro bicilindrico riusciamo ad accelerare bene anche i bassi regimi. Come sempre il bicilindrico accelera bene, ma come velocità di punta fa un po' cagare. Però vabbè, dai. Penultimo giro di questa gara, che si è un po' stabilizzata. Prima c'era molta più lotta, addirittura. Ma tiri la derapata benissimo, raga. Una saetta di 60 anni fa. No, 60 no, 50. Mamma mia, qua la facciamo di nuovo in derapata, va. E la fa. Ma il bello è che la tiene, cioè non ha così tanta potenza, quindi quando perde il posteriore lo fa molto dolcemente. No, qua ho sbagliato io, sono entrato troppo garibaldino in sta chicane. 2 secondi e 3 di vantaggio adesso. Sentila come accelera la bicilindrica. In queste curve l'anteriore si riscalda sempre tanto, però credo che sia sintomatico di una moto che tende sempre ad allargare, anche causa gomme. Cioè, raga, vogliamo parlare, sono le gomme della mia bicicletta queste. E le hanno messe su una moto con
non dico troppo, però secondo me almeno 100 cavalli ce li hanno. Belli come tiene ben la derapata, raga. Poi comunque è moto italiana. Un po' lungo qua, ma vabbè. Adesso le stiamo un po' tirando le gomme. Attenzione qui. E qua mi sa che abbiamo perso tutto il margine che avevamo. Tra l'altro sto figlio di una grandissima trota è l'unico a essere rimasto dietro di noi, perché gli altri si sono staccati tutti. Vuole per forza romperci le palle O'Connor, che dovrebbe essere con la Honda. È quello con la Honda, giusto? Stavolta benissimo il tornantino. Dal sound sembra un 4 cilindri quello che c'è dietro. E ce l'andiamo a conquistare questa vittoria con questa moto leggendaria Patton 500 bicilindrica del 1969. Beh, che dire io a questa moto? Vabbè, per il settore in cui dovrebbe correre gli do un 8, non è un 10 perché comunque è un gradino sotto rispetto a MV e Honda, però raga, cioè, meglio averla che non averla. Il problema di Ride è che sembra che stia puntando troppo sul numero delle moto e poco sul numero di circuiti. Cioè, avevano aggiunto Chialami all'inizio, poi Valencia, poi basta, finiti i circuiti aggiunti. Peccato, peccato, perché potevano essere aggiunte tante altre piste migliori, come ad esempio Le Mans, ma quella della 24 ore, non il pistino dove corre la MotoGP, o anche Jerez. Cioè, perché non mi aggiunge Jerez? Vabbè. Comunque ragazzi, grazie per aver seguito questo episodio, bello sto pacchetto gratuito, ci stava, è una moto diversa dal solito. Mi raccomando di lasciare like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao a tutti.